il cane, oddio, vaffanculo, cos'è? No! Ah, Gesù, quanta inquietudine questa canzone, ho già i brividi. Brr, ma torniamo a noi. Ehi, hey, gente, questo è il video del Beon sul canale con una nuova serata indie horror. Torniamo con Escape the Backrooms, un gioco indie basato sul creepypasta delle Backrooms. Un posto parallelo, perpendicolare, obliquo al mondo reale nel quale ci siamo finiti, a quanto pare, clippando attraverso gli atomi di materia della Terra, finendo in questo posto inabitato da creature particolari che ovviamente non vogliono essere disturbate, specialmente da noi, vestiti di giallo, che dobbiamo studiare questo posto. E cercheremo di scappare. Avete sentito bene? Cercheremo di scappare. Non so se ci riusciremo. Cercheremo. Mi auguro di farcela. Torniamo con il salvataggio. Morirò di sicuro nell'hotel. Eravamo finiti nell'hotel. Ah sì, è vero che avevamo nutrito quel montacarri con gelatina di falena finché non ci ha dato 3 chiavi per aprire... accesso a questo ascensore che ci ha portati in questo bellissimo hotel. Noto subito queste strane cassette postali. Ci devo interagire perché compare il pallino, se vedete. Però cosa ci devo fare? Cioè premo ma non succede niente. Oh mio Dio, devo andare in quel corridoio o in quel corridoio? Andiamo di qua, perché c'è più luce. Ok, come l'ho detto, non c'è più poi tanta non c'è poi tanta luce. Cosa c'è? Oh, c'è un lucchetto. Un, due, tre, quattro. Ah, 5. Devo trovare 5. Ho capito cosa devo fare. Devo trovare 5 lettere. Forse non devo neanche interagire con quella roba. Devo trovare 5 lettere da qualche parte in questo posto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Non sembra essere la combinazione. Anche se sembrava abbastanza logico. Un'altra porta. Chiusa convenientemente, ovviamente. Alquanto tristemente. Ho i brividi. Ho il cuore in gola. Anche questa è chiusa. Oh, dammi qua. Oddio, cos'era quel rumore? Sento del succo. Ho raccolto del succo di mandorla, spero che mi serva a tenere la mia pelle fresca. Oh, cos'è? Avete visto? Avete visto? Il cane! No, cos'è? Il cane! Oddio! Vaffanculo, cos'è? No! Cioè, da una parte c'era il cane, dall'altra c'era sto stronzo. Che tra l'altro, avete visto, era vestito da giocatore. Quindi il multiplayer ti diciamo che ti frega. Oh, le cassette sono cambiate, non sono più. Forse ho capito, essendo un hotel, le cassette sono cambiate perché... ho capito, indicano le stanze che devo visitare per trovare i numeri della combinazione. Beh, effettivamente all'inizio di ogni livello c'è... ah, ho perso tutti gli oggetti. All'inizio di ogni livello c'è comunque un indizio su dove devi andare, più o meno. Quindi, 202, 203... 211, 213, 15, 19, 21. Porca miseria, da una parte è arrivato il cane, da un'altra parte è arrivato simpaticone. E neanche nell'ascensore era un posto sicuro, cioè una volta che entri sei finito. Prega in albanese, prega tutte le tue divinità, perché se inizia il livello... oh, avete visto? Non è stata un'allucinazione, è comparso lo Smiler, Mister Felice. Umberto Smiler è comparso lì. Ai miei tempi... ai miei tempi si parlava solo di quello. Ok, questo è 216, che non mi pare fosse tra i livelli da esaminare. Però avete visto che fregatura sto bastardo? Aveva l'aspetto di un giocatore. Quindi magari sei in multigiocatore, vedi da lontano qualcuno, pensi che sia una persona normale, invece tac. Oh, ci sono anche le... ah no, qua dentro ti nascondi. Ah, i bagni? No, non c'è niente. Ok. Ok, devo ricordare le stanze. 217 era un punto di interesse, da quel che ricordo. Non sono sicuro. No, mi sbaglio. Devo fare una foto. Cioè, perché mi devo ricordare le cose? Devo semplicemente fare una foto. Le cassette postali iniziali. Invece, come un cretino. Ma porca c'è. Oh, è un vicolo cieco. Il che vuol dire che arriverà e mi incastrerà. Non è che magari si nasconde dentro le stanze, sto stronzo. Immaginate, apro una porta e mi sbrana. Possibile che uno dei mostri si nasconda dentro? No, no. Secondo me no. Perché. Oh, eccone qua una. Anche la 221, se non sbaglio, devo esaminarla, vero? Secondo me arriva. Cioè, è un vicolo cieco, sicuramente mi devono fregare in questo modo. Mi chiedo se il livello si resetti ogni volta che... crepo. Secondo me sì, perché cambia... cambia le stanze. Cioè, prima sono morto, le stanze sono cambiate, quindi mi sa che si resetta il livello. Oh, Gesù. Mi sto cagando addosso. Uff.
voi non potete capire l'inquietudine di questi livelli. Oh, Gesù, mi è spaventato. L'inquietudine di questi livelli finché non ci giocate, veramente. Questo gioco ha questo karma. Il maestro di mentale. Oh, porca miseria, quanto in fretta che diminuisce. Mi serve del succo di mandorla qui. Se no ci crepo. Per la manna. Oh, il cane. L'avete visto? È andato di là. C'era il cane. Woof woof. Vai lì, Fido. Fuffi. Oh no no no. È mascherato da noi. Ah, sta correndo verso di noi. È finto, è finto. Ah, chiudi, chiudi. No 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 no. Non a quest'ora. Non a quest'ora, ti prego, no. I brividi. Per la mannaggia. Oh. C'erano sia il mostro che il cagnolone. Ok, il cane è scappato via. Lui è ancora qui. Oh, è finito di ronzarmi nel culo. Basta. Okay, credo se ne siano andati. Perché una volta che li scopri se ne vanno via. Una volta che ti corrono addosso scappano via. Porca miseria, se mi sono cagato addosso. Ok, lo sento anche dall'odore. Sì sì, mi sono cagato addosso definitivamente. 210 non era un punto di interesse, però controllo nel caso ci fosse del succo di mandorla, perché sennò morirò di pazzia. Oh cazzo, allora sì, mi sa che morirò di pazzia a questo livello. Hai visto che comunque lo stronzo è mascherato da... da giocatore. Quindi lo sguardo più inesperto da lontano, tac! E poi, ham, ti ho mozzicchiato una chiappa, stronzetto. Stronzetto, con una sola T. Stronzetto, te mangio tutto, stronzetto. Dai, dammi una cazzo di bevanda. Ok, abbiamo un foglio, dai. Abbiamo raccolto due fogli. Ne devo trovare... Ma poi ci sono le lettere sopra, K. Ah! Oh! Affanculo, sto impazzendo. Sì, morirò per la sanità mentale, mi sa. I must be on low sanity. Bel accorgimento, Sherlock. Lo sai che cosa significa? Che stiamo per morire. No, non ce la posso fare. Purtroppo no. Non ho questo tentativo. Non ho raccolto il succo di mandorla, purtroppo per me. Niente succo di mandorla, niente pelle. Ne ho trovati tre, dai, ancora due ne devo trovare. Ti sembra farmi morire così? Ma ti sembra? Dai, fammi trovare del succo di mandorla. Ti prego, Frank. Dai! Mi manca un solo. Morirò per la sanità mentale, non ci posso fare niente, ragazzi. Non ci posso fare niente. Sì, niente succo di mandorla. Si trova solo all'inizio l'oggetto, vabbè. Sì, sono morto. Ma porcaccia la mannaggia, ma la suina di tua sorella. Ah. Ho trovato 4 su 5, dai, ma ti sembra? 4 su 5. Però minchia se diminuisce in fretta la sanità mentale in questo livello. Sarà la puzza di tappeto nuovo, non lo so. Però avete visto che sono tutte lettere, ok? Flashlight. Sono tutte lettere alla fine, non sono neanche... In che modo... Ah, è vero che è cambiato. Aspettate che faccio una foto al volo. Ma che cazzo, non ti sembro scemo io? Ma per una volta barriamo anche noi. Telefono, ok, foto. Ok, vedo subito che devo andare 209, 208, 209, 211. Eh sì, ma se sono... Ah, magari devo... No, nell'appendiabiti non credo proprio, però ci sono 6 posti. Però può darsi, sapete? Si vede che... No, mi sa che si riempie l'appendiabiti. Qualcosa deve succedere perché... Se no non me lo farebbe raccogliere per niente, non credi? Oh, madonna mia. Io volevo raccogliere del succo di mandorla, per una volta che sono riuscito a trovarlo. Anche gli oggetti che troviamo sono randomly generated, quindi... Fatene scorta, ragazzi. Vedene scorta. Vantaggio del lupo. Del cane. Oh, eccolo lì. Oh, chiudi, chiudi. Oh, dai, ma ti sembra. Da dove è arrivato? Ma non ho neanche sentito arrivare. Sto stronzo. Non grida subito. Grida quando è ormai a distanza tocco del tocco di chiappa. È crashato il gioco? È crashato il gioco, ragazzi. Meno male che trovo sempre la torcia, almeno questo. Un lato positivo della mia avventura in questo cesso di hotel. Comunque, questa volta, foto al volo. 2 secondi. Ta-tam. Fatto, adesso mi ricorderò. 201, 206, 207. Mi devo trovare una stanza dove nascondermi il più presto possibile, perché se arrivano i miei simpatici amici, ma qualsiasi, sto parlando di qualsiasi simpatico amico, sono finito. Hanno finito. C'è qualcuno lì? Ok, apparentemente non c'è nessuno. Però, da quel che so, cioè da quel che ho visto, a meno che non sia casuale, il cane parte... 201 era di mio interesse. Il cane parte da... L. Da destra, da dove sto andando io adesso. E l'essere umano
essere umano si fa per dire, il bipede da sinistra. Possibile? Possibile? Cane? Viene? Allora, 201, 206, 207. Andiamo. Eccolo lì il cane, infatti ho ragione. Essere umano? Cane? Hai visto? Vediamo. Cane? Ok, l'abbiamo cercato. Così se ne va via. È interesse personale, ragazzi, così. Arriva qui, scappa via. Noi ce ne andiamo per i fatti nostri. Allora, sanità mentale. Porca miseria, se diminuisce in fretta in questo livello. Amico? Amico essere umano? Di nuovo? Sta facendo strani rumori. Amico essere umano dov'è? Vabbè, non importa. 206, 207. Nel corridoio, il mio cagnolino. Ok, chissà dove è scappato il cane. 200. Oh, cazzarola, se ho paura. Se questo 221. Oh, madonna mia, mi sto cagando addosso. 222, non sono di mio interesse queste stanze, minimamente. 222, ok, no, 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 non mi interessano queste. Ok, mi interessa la 216 che si trova qui, più o meno. Più o meno, come già detto. Deve essere nel corridoio. Questo cos'è? 221. Mi interessa la 216. Oh, porca mannaggia, se me la sto facendo addosso. Sento qualcosa a destra. Me lo sono sognato? 216, 216, 203. Non è di mio interesse, mi interessa la 206. 75, 204. 280. Ma cosa cavolo sei? Pure questi sono messi a caso? Stai scherzando? C'è niente, non c'è. Forse è meglio se mi bevo un po' di succhino per... Oh! Avete sentito? Excuse me? Ho sentito excuse me oppure me lo sono sognato? Oh! Sulla destra che l'ho sentito. Cos'è? Dietro quella porta! No, 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 lo so. Secondo me è il mostro mascherato di essere umano. È dietro quella porta. Figlio di puttana. Pensa di fregarmi. Bel tentativo però. Quindi si nascondono anche dietro le porte. Per fortuna che c'è un indizio sonoro, come minimo. Sennò piangerei. Cagno? Amico mio, doggo? Ma scusami, ma di là che cosa c'è? Vabbè, niente di importante perché comunque... Era tipo 275. Però voglio dire, cosa voglio dire? Non lo so cosa voglio dire. Voglio solo vivere, se possibile. Vabbè, ma se qui mi becca qualcuno, io sono in trappola tecnicamente. Se mi spunta qualcosa lì davanti e devo correre, quindi mi tengo il succhino. Il mio succo di gasolina. Vediamo se posso rimettere i fogli qua. Ne ho trovato. Oh sì, devo rimettere i fogli. Ok, una L. Ho capito. Devo rimettere i fogli a posto. Amico? No, di qua non c'è niente, per fortuna. Amico ingegnere? Ingegner Moretti? Questa è la 216. Non lo so, ma me lo cerco come safe point. Ok, 216 era di mio interesse. Ce l'abbiamo. Adesso mi mancano solo... Un, due, tre... Ancora 5! Cosa? Devo trovare 7 cose. Ma a me servono solo 5 lettere. 216, quindi mi serve 200, dalla 210 alla 212, tutte e tre. Ok, non c'è niente. Alla 210 alla 212. 218 non è di mio interesse, 217 no. 20? Ma la 20 l'avevo già trovata, ma che cazzo. Qua ci sono, cioè... Ma mi stai rifilando la stessa stanza come un suino? Che bastardo. Piccolo cieco, 219, non sono di mio interesse, queste stanze sono tutte vuote. Infatti, come potete ben vedere, non c'è niente. Che... Oh, avete sentito? Sta arrivando, sta arrivando. Vediamo se arriva quello travestito da me. Oh sì, bastardo. Avete visto come carica? Sì, volevi, pezzo di merda. Qua è un genio davanti. È un genietto. E si trasforma in quel mostro.
schifoso bastardo. È andato? Oh, se ne sta, si sta allontanando. Perché cammini così come uno stronzo? Cioè, una volta che mi hai beccato, ti fai la passeggiata. Sei uno stronzo, io ti devo seguire perché devo andare di là, visto che è un vicolo cieco. Ma reagiscono al rumore, secondo voi? Se io corro, sprinto, mi sentono? Amico mio? Ok, è andato a sinistra, perfetto. Che vuol dire che a destra ci sarà di sicuro il cane. Mi sembra abbastanza scontato. Ok, se n'è andato lì. Il cane, invece? 292. Oddio! Madonna, mi ha spaventato a morte. Sei pazzo, sei... Oh, porca miseria. Mi ha spaventato a morte, ve lo giuro. Bevi, bevi, ragazzo. Se avessi lo spray per mosche, guardate, me li mangerei. Me le mangerei pure io queste falene, ora come ora. Quante ne ho ancora? Boh, sono a posto, ne ho ancora tre. Allora, sappiamo che l'alieno è andato di là, però non so dove sia il cane. Questo, diciamo, mi mette allo sbaraglio. Ok, questo è libero. Mi servono solo altre 300.000 pagine. Facile da trovare, no? Cosa c'è qui? 210. Dalla 210 alla 212 sono di mio interesse. Quindi uno. Devo cercare 211, 212 e altro. Ok, qui è pulito. Devo tenere la torcia spenta nel caso ci fosse il cane, perché lo illumino d'immenso. Oh cazzo, ho sentito qualcosa. Avete sentito pure voi? Vuol dire che c'è il cane? 250. 211, eccola qui. Venga qui, bella, bella paginina. La ringrazio. Non c'è nient'altro. In questa stanza non spawna nient'altro. Apparentemente. Non c'è nient'altro. 210, 212. Trovato. Cosa ho visto lì? Oh madonna, una pianta. Ok, quindi mi manca adesso la 206 e la 207. Facile, vero? Solo due. 206, 207. Ok. 213, non è di mio interesse, ma apriamola. Cazzo, sono in trappola. Ho l'impressione che verrò rinchiuso da qualche bestia. Di solito quando finiscono i vicoli ciechi compaiono. Vero? Dicevo. No, strano. Porcaccia la miseria. Ho paura, ragazzi. Ve lo giuro che ho una paura tremenda. Come faccio a prevedere se sta per arrivare il cane? Io sto arrivando da lì, vero? Sì. Mi interessa la 206, la 207. 208. Oh, cazzo. 206, 207. Trovate. Mannaggia a te. Ho trovato tutte le pagine, ragazzi. Ok. Ho sentito qualcosa di strano. Qualsiasi cosa fosse non sembrava per niente piacevole. Ok, 206, 207. Oh mio Dio. Ora che ho le pagine. Ce le ho tutte, sì, sono sicuro di avercele tutte. Ah, sono in trappola. C'è qualcosa? Oddio mio. Oh, avete visto? C'è qualcosa? Oh, falene. Ma dai, puoi essere così stronzo. Ma puoi essere così stronzo. Le ho trovate tutte, dai. Le ho trovate tutte, cazzo. Mannaggia a te, stupida bestia. Quindi dietro le porte si possono nascondere anche loro. Oh, che infarto. Ok, c'è la mia fidata torcia qui. Ho il cuore che veramente non ce la fa più. Ok, abbiamo questo. Farsela piano, non lo so, secondo me conviene fare un blitzkrieg veloce. Caricarli, sti bastardi. Ok, un almond mi serve. Uno solo, sul serio, me ne dai uno solo. Quei succhini, devo tirare avanti. Cane. Ok, non c'è. Allora, a me interessa 201, 203. 201 c'è qua. Come no? 201 questa. 201, allora perché non c'è la pagina? Ecco il cane. Cagnolo? Cane? Cane? Non mi vede? Cane? Non mi vede, meglio così. Ma magari despawna se mi vede e poi scappa via. Oh sì, questa è la presenza del cane. Avete sentito che è passato vicino e ho fatto...
È andato. Ok, è andato di là. Meglio. Essere umano invece. Perché nella 201 non c'è nessuna pagina? Scusatemi. Questa è una cosa un pochino suina. 200. Ah no, aspettate, forse... No, forse il progresso è rimasto salvato. Devo semplicemente inserire le pagine, ora che ci penso. Datemi un secondo. Non ci ho provato. Può darsi che il progresso rimanga salvato. Per questo nella 201 non ho trovato niente. Cane, dove è andato? Amico Doggo? Doggo? Non so dove sia il cane. Dai, sei suino, sei. Bevi, bevi, ragazzo. Bevi, bevi, bevi. Yeah. No, chiudi! Non posso chiudere. Ok. Amico. Lo so che mi hai visto. Che succede? Sei dimenticato che mi devi prendere? Suino, bastardo. Oh. Se n'è andato, dite. Perché lui faceva excuse me, quindi se non c'è, perché se n'è andato, vero? È finito. È scappato lo stronzo. Stronzo, dove sei finito? Stronzetto mio. No, oh, dai, ma sei una merda, sei. Vai via. Sì, guarda, ci casco quasi, ma vai a cagare, va. Prendi la bibita. Mi sa che si è rimasto salvato il gioco. Mi sa di sì. Quindi adesso facciamo che... Oh, ancora qui. Ancora qui, bastardo. Bastardello, sei ancora qui. Oddio, ma dai, me la son cercata. Me la son cercata. E vabbè, ma anche lui va da una parte e poi torna indietro, ma gli sembra palese. Vediamo se sono rimasti salvati. Oh, sì, sono rimasti salvati, madonna, devo semplicemente inserire pagina, ok. No? Ah no, rimane salvato solo le pagine che inserisco. Quindi ho trovato le pagine ma non le ho reinserite, hai capito? Dai, mi devo rifare tutto di nuovo. Porcaccia la mannaggia, rimangono salvate solo le... Per questo è una sola stanza. Non ho trovato una pagina, ok. Quindi ho trovato la prima lettera, che sarebbe la 208. Tutto il resto lo devo ancora cercare. Quindi mi serve la 202, che è sempre di là, per l'appunto. Ho capito, quindi le pagine che riporto indietro rimangono, invece tutte le altre spariscono. Ok, almeno c'è, diciamo, un checkpoint, come minimo. Però porca miseria, ho trovate tutte, mi sono fatto ammazzare da quel deficiente. 202, quindi devo andare. Via. Eccola qui, infatti. 202, poi 208. Non mi ricordo se fosse di qua o meno. Ecco il cane. Non funziona. Vabbè, almeno se ne va via. Oh, mi ha crashato di nuovo, stai scherzando? Ma che cazzo? Posso droppare la roba, scusatemi. No, sì, posso droppare, ma non così. Oh, eccolo qua che arriva il mio amico. Amico? Sì, mi hai visto. Lo sai che mi hai visto. Cane? Andiamo di là. Porcaccia la miseria. Mi fa paura sta roba. 200 non mi interessa. 221 era di mio interesse. Mi sa di sì. No. Apparently not. 222? No, 222 neanche c'è. Oh, bastarda ad una pianta. Oh, stupida ombra mi ha fatto venire un infarto. Ok, siamo in trappola. Come ho detto. Ora siamo proprio in trappola, ragazzi. Mi sa che il signorino excuse me verrà verso di me. Tanto che il bastardo subito ti carica, neanche si ferma a pensarci due volte. No, capite? Stupito come il cane. Quando il cane ci vede, ci rimane stupito. Invece questo stronzo ti carica subito, come se non ci fosse un domani. Non vedo l'ora proprio di mozzicarmi la pelle. Proprio lì, se non sbaglio, si chiama Skin Eater. Proprio per l'appunto, il mangiapelle. 203 non era di mio interesse, se non sbaglio. A me interessava tipo il 200... 211 e 214. Fermi, fate i bravi. 211. Secondo me si nasconde di qua. Fammi bere, va. Come prima. Ok. Ok, no. Strano. 205, no. A me interessa 211 e 214. Ma così aprendo lì le porte lui può farsi il giro. Può prendermi da dietro? No, aspettate che richiudo. Aspettate che richiudo. 211, 214.
Sicuramente mi spunterà da davanti adesso, quindi siamo sicuri almeno di questo. 207 non mi interessavano. Me le apro per vie di fuga. 209. Oh mio Dio, so che sono qui di sicuro. Oh, 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 t'ho sentito, bastardo schifoso. Mi hai visto pure tu, lo so benissimo. Dai, facciamoci vedere così almeno... Non lo so, non so perché voglio farmi vedere. Dai, vieni, stronzo. Sì, sì, sarà per domani. Madonna mia, provate a dire che non è inquietante, vi picchio. Non c'è niente di utile qui. La mia sanità mentale, porca miseria. È meglio se mi sbrigo perché sennò morirò per la sanità mentale. Ancora lì? Se n'è andato? Oppure fai di nuovo il suino con me, come prima? Ok, apparentemente se n'è andato. Non so in quale direzione. Mi sembra di averlo sentito andare via a sinistra. Cioè, credo di averlo sentito andare via a sinistra. Spero sia andato via a sinistra. No, no, non ci spero perché ci sto andando io, come non detto. Affanculo. 211. Madonna mia. Ok, adesso mi serve il 214, 12. Ragazzi miei, fate i bravi. 13. Oddio, di nuovo un vicolo cieco. Ok, abbiamo trovato alcune pagine. Non so cosa mi manchi, ma sono di nuovo in un vicolo cieco. 215 non era di mio interesse. Non ci vedo niente. Sta torcia non illumina una cippa. È una puzzetta di torcia. Non illumina un cazzo. Mio amico? Mio amico con il petto aperto dov'è? È lui il mio più grande problema finora. Il cane ancora. Una volta che scappa, a quanto pare despawna, per fortuna mia. Ma lui continua a girare come un suino. Arriva da dietro, slack, mozzicato. Bastardo schifoso. Io devo andare di qua di sicuro, me lo ricordo. Mio Dio. Non ce la posso fare, ragazzi. Il mio cuore è troppo debole per queste stronzate. Devo inserire la pagina se ci riusciamo. Che non ci sia lui in mezzo al corridoio ad aspettarmi. Apparentemente no. Inseriamo le pagine al volo. 102. Quante ne mancano ancora? Ok. Non so, mi è sembrato di vedere qualcosa su. Lo so, l'ho sognato. Mi serve del succo di mandorla al volo. Adesso cosa mi manca? Così su due piedi. Ho barretta energetica. Però ho messo la sanità mentale perché sto per morire. Vediamo. No, lì c'è benzina. Tre pagine. Oddio, madonna. Ma no, Frank. Corri. Bevi. Chiudi. Oh, mi sono messo a bere. Chiudi, entra. Oh, ha funzionato. Ti prego, dimmi che ha funzionato. Dimmi che ha funzionato. Ha funzionato. Oh. Ha funzionato. Allora, a me mancano 217, 219... 220. Cazzarola, ragazzi. 217, 219, 220. Sanità mentale è ancora a posto. Dove sei, amico? Non la fai come prima? 217, 219, 220. E dove saranno? Se 217, 219, 220. Il mio amico dove è andato? Prima di tutto. 217, 219, 220. Nessuno mi sta caricando, no? Bevi. Prendi, cioè. Berremo dopo. Sai quanta pipì farò dopo questa avventura? Di qua non credo di esserci stato. Oh, cazzo. 216. Sto il rumore da mostro, tipo. Ok, qui dovrebbe esserci. 218. Ok, 217. Provato. C'è nessuno qui? 219, 220. Ok, trovate. Ok, mi serve solo 219. E poi tornare indietro, se ci riesco. Ok, ce le ho tutte e tre. Se devo solo inserirle lì, probabilmente... Non lo so. Oh, madonna mia. Ho paura che non ce la farò a tornare indietro.
proprio paura che non ce la farò tornare indietro. Ok. Potrebbe essere il mio amico. Oh cazzo. Vede cos'è? Mi bevo questa roba al volo. Se devo scappare. Ok, no. Dai, 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 ragazzo, dai, ragazzo. Inserisci. Hop, hop, hop. Cosa c'è scritto? Look up. Oh, 89472. Ma c'era sempre lì, c'è sempre stato lì. Ma dai! 89... Cosa? 89472. Vai, 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 vai. 8... 9... Una combinazione più lunga? 4... 7... 2. Ok, ha funzionato, ha funzionato. Via, 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 via. Ah, ce l'ho fatta, sì! Oh mio Dio. Oh, questa era pesante come parte, lo devo ammettere. Questa era proprio... Capisco perché perdesse così tanta sanità mentale. Proprio ansia, ansia pura a quel livello. Tutto uguale, cos'è sto posto invece? Sanità mentale? Come è messa? Non la sto perdendo, a posto. Cos'è sta roba? Fattatura Geiger? No, termometer. Cos'è? Ah, devo evitare le temperature elevate? 72 Fahrenheit. Normale. Cosa vuol dire? Come funziona il termometro? Sto cliccando e non cambia niente. Devo evitare le temperature elevate, mi sa. Non lo so. Dai di qua. Cosa sto cercando io? Giuro che non lo so. What happens if I turn the red valve? Cosa succede se accendo la valvola? Ah, aumenta la temperatura. Odora di spray per mosche. Mi chiedo perché mi servirebbe... Oddio, avete visto? Cos'è quella roba? Oh, no, no, corri, 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 corri. Ho capito cosa serve, ho capito cosa serve. Mi indica dove sta quel mostro lì. 125 gradi. Qualcosa a alte temperature. Ok. Quindi se accendo le valvole rosse, mi creo dei muri momentanei. Ho capito. 140, 140, 140, non va bene, non va bene. Cosa sono? Cos'è? Oh! Avete visto? Cos'è sta roba? Vedi di nuovo. Ho capito, mi mostra la temperatura elevata. Di là c'è il mostro. Ah, ok, se indico le porte, ho capito come funziona. Io dove devo andare? Ok, qui c'è la gran madre cicala. Ok. Io devo cercare dove ci sono le basse temperature, suppongo. Ma c'è qualche mostro che gira oppure... Ok, ho finito lo stamina, alla grande. Ok, di là non c'è niente, di qua neanche. No, 120, 120. Devo solo andare dove c'è la temperatura normale, secondo me. Ok, vediamo. Io che sono tornato all'inizio, perché sennò mi metto a ridere. E poi a piangere. Sono tornato... Atto, come promesso. Però in ordine inverso. Così non mi rompete il cazzo dicendomi che sono un bugiardo. Se io prometto le cose, le faccio. Allora, dov'è che... Allora, di qua sono andato prima. Ho trovato... Cicale, cicale, cicale. E le cicale. Cicale, cicale, cicale. E sono finito. È un labirinto sto posto. Poi col termometro davanti non è proprio comodo. Se fosse un po' più in basso a destra sarebbe un po' più comodo. Di qua è giusto? Sono tornato di nuovo all'inizio. Come cazzo è possibile? Che labirinto è sto posto? Ma che cazzo? Allora, non mi ricordo dove sono andato prima. Ma secondo me se spingo così... Ok, queste qua sono tranquille. Se avessi dello spray insetticida sarei proprio felice adesso. Purtroppo però... Il mondo non è mai... Come vorrei che fosse. Anzi, tenta di inchiappettarmi come sempre. Ce le ho? No, no, niente. Ok. Morirò per la sanità mentale. Vabbè, meglio che mai essere sbranato da quella roba volante. Non sapete quanto odio gli insetti io. So che hanno un'utilità. Babam, babam, babam. Sono d'accordo con voi. Non mi... Vabbè. Ma, scusatemi. Sareste contenta di svegliarvi con una tarantola in faccia? Con un scarafaggio stercoraro, non so, sui piedi? Allora non fate tanto i moralisti. Lo so benissimo che svolgono una funzione come tutto in questo mondo. Ma mi fa schifo, mi fa schifo. Non è paura. Che per carità, prendo i ragni in mano senza problemi, ma... Proprio schifo. Ancora che giro in tondo come un coglione. Proprio schifo, non so come mai.
Mi ha sempre fatto proprio vedere un centopiedi con sue 100 zampette. Mi fa venire i brividi. Poi sentire quello squish. Di qua non credo di esserci stato. Possibile che io non ci sia stato di qua. Oh, 140, 140. Direi che c'è una bestia. Ah no, quella è 140. Ok, di là non ci devo andare. Io devo cercare una porta con la temperatura normale prima di impazzire, probabilmente. Sì, sto per morire. Sì. Ciao ragazzi. È stato un piacere. Ci vediamo nella prossima vita. Ok, nuovo tentativo. Speriamo, cioè, credo ci sia rimasto il checkpoint. È uno strano livello questo, eh. Cioè, molto labirintico. Ma porca miseria, cos'è sto gioco che mi sta dando fastidio? Ok, io mi ricordo che sono andato di là, dove ho visto la cicala, mi ricordo di non aver esaminato una porta, ma non la trovo più quella porta di merda. Come ci sono finito lì? Ok, così sto avanzando, lo sto notando subito. Ok, così sto girando in tondo. Ok, eccola qui. Cosa succede se tiro, se giro? Di là c'è una porta. Quella è una porta finta. Meglio non far arrabbiare la cicala. Ok, di qua posso andare. È giusto. Oh, qua non ci sono stato, è nuovo. Ottimo. Ok, qua non posso salire, come non detto. Temperature elevate, temperature elevate. Di qua non ci sono stato. Mi ho insegnato ad andare sempre a sinistra nei giochi horror ed è quello che farò. Temperature elevate, no. È un vicolo cieco però. Mannaggia a me, alla mia sinistra. Del cazzo. Ok. Ok. Ma qualcuno ha costruito queste cose, scusatemi. Non credo siano spawnate nella backrooms. Qualcuno le avrà costruite. Ma chi? Chi è che ha costruito tutta sta roba? Chi è che si è studiato tutta sta seghetta mentale? Perché lì c'è spray insetticida, quindi probabilmente era un metodo di difesa contro questi insetti bastardi. Ma chi è che ha costruito tutta sta roba? Altro labirinto, al buio. Ok, qua è un nuovo posto. Non credo di esserci stato. Qua anche non credo di esserci stato. Valvola rossa. Non riesco a capire. Qua credo di poterci andare. Sì, ci posso andare. Ho un vicolo cieco. No, 125 vuol dire che c'è un mostro lì. Ok, torniamo indietro. Di qua non ci posso andare. Di qua non ci sono stato. 125. Dov'è? Eccola lì. Infatti avevo ragione. Sono tornato all'inizio. Farmi incazzare, eh. Mi fa incazzare se mi dici che sono tornato all'inizio. Ok. Sembrerebbe la strada giusta. Sembrerebbe. Non lo so, è tutto diverso. Almeno, cioè, questa è la mia consolazione. Ciò che mi fa pensare che sto tornando nel posto giusto. 140. 127. Dov'è? C'è la valvola. Gira, gira. Ok. Abbiamo fatto tornare a posto. Mi sa che devo correre. No. Non mi prenderai mai. No. No. C'è una valvola rossa. Gira, gira, gira. Oh, madonna mia. Tornata indietro. Ok. Un altro termometro. A me serve della bevanda zuccherata. Per la mia bella pelle. Di qua non ci sono stato. Non so dove sto andando, ma sembrerebbe la stanza giusta. Oh! No, 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 no! Mannaggia a me! Corri, ragazzo, corri, ragazzo! Ah, mi sta per prendere. Gira! Gira! Bastardi! Se ti avvicini troppo ti attaccano. Ok, di là no. Di qua? Non lo so. Mannaggia a te. 133. Vuol dire che c'è una cicala sul muro? Non lo so, non vedo niente. Di qua non ci sono stato? È un vicolo cieco, mannaggia a me. E le cicale. Cicale, cicale, cicale. Dove c'è? Oh! Vai via. Bestiaccia. Credo che se mi prende è un insta-kill come al solito, no? Sanità mentale è a metà. Porcaccia la miseria.
Non so dove sto andando, non so dove sono, non ci vedo niente. Sto morendo. Fare qualcosa con ste robe? No. Oh sì, sei arrabbiata. Mannaggia a me, ma la temperatura me la mostri o no? Sei stronzo sei allora. Ciao simpaticona. Ok. Non lo so, non mi mostra la temperatura sto suino. Ancora qui. Ci sono andato, ma porcaccia la miseria. Qui è un vicolo cieco, di qua non ci posso andare. La temperatura non me la mostra. No, è un vicolo cieco anche qua, ok. Almeno questo lo so. Però anche di là è un vicolo cieco. Io arrivo da quella stanza. Sono sicurissimo di questo. Ok. E qua ci sono. Di qua ci sono stato? No, meglio di no. Infatti eccola lì, la stronza. Non mi ricordo. Forse se corro la valvola. Ah sì, ci sono stato. Infatti eccola lì che torna al suo posto. Ok, di qua non ci sarei mai dovuto andare a quanto pare. E di qua? Cosa c'è? Cosa c'è di qua? Altra valvola. Che mi fa pensare che non sia una cosa buona. Se c'è una valvola c'è sicuramente una mosca nei paraggi. Ma cosa sto cercando io? Questo è il punto. Un altro termometro, ma porca miseria, un altro tavolo dei termometri. Avangol. Di qua? Eccola là, una cicala. Come reagisce? Ok, non sembra arrabbiarsi a meno che io non entri nella stanza. Sta tornando indietro o sto andando avanti? Questa è una domanda più che legittima. Mi sembra che stia tornando indietro. Credo di aver esaminato questo posto, sì. Ci sono andato di qua, io prima. Per poi trovare la stanza con la grande falena. Eh sì, eccola qui. Quindi no. Quindi no. La mia sanità mentale sta per arrivare a un punto critico. Meno male. Meno male. E io da qui stavo arrivando. Ma porcaccia la miseria. Di qua ci sono stato? Credo di sì. Di qua? È buio. Ma credo di sì. Stanza buia. Niente di buono. Stanza illuminata. Qualcosa di buono. Di qua? Ci sono stato? Non credo. Ma non posso passarci. Non posso passare di qua. Ah. Sì, vabbè. Ciao. Dai, che ce la posso fare, ragazzo. Ragazzo, ce la puoi fare. Credo in te. Nel cuore mio. Naruto. Naruto. Io credo in me e dico addio. I miei giorni grigi. Allora, chi è che ha il coraggio? No, sono tornato all'inizio, ma porca miseria. Allora, io devo cercare delle porte. Probabilmente. Avete visto che ci sono delle porte rosse. E hanno 140 gradi dietro. Probabilmente una non l'ho esaminata, l'altra no. Probabilmente devo trovarne una che non abbia 140 gradi, no? L'idea sarebbe quella. Oppure devo cercare qualcos'altro prima. Vabbè, la mia esistenza finisce qui, ragazzi. Mi dispiace. Ci ho provato, avete visto. La vita è difficile per tutti noi. E purtroppo questo ragazzo che sto utilizzando adesso non ha un futuro per colpa delle mie cattive decisioni. Ok. Cioè, ah! No! Suina! Dai, non ho tempo da perdere. Vai via. E di qua ci sono stato, ce n'era un'altra. Mannaggia a me. Vabbè, ciao bello. Ah, ci hai provato, va bene così, va bene così. Noi impariamo dagli errori, quindi sicuramente troveremo un'altra via di fuga. Allora, dove sono spawnato? Ah no, è rimasto un checkpoint a quanto pare. Ok. Quindi era la strada giusta, ci sono, va bene così, era la strada giusta. Però, qui c'era la cicala. E la cicala mi voleva mangiare. Però suina che si nasconde lì. E una volta entrato in questa stanza lei mi attacca. Quindi niente da fare. Niente da fare. E di là. Ma non ci sono altre strade. Mi sa che devo provocarla in qualche modo. Poi evitarla, non lo so. Onestamente non ne ho la più pallida idea.
Perché altre vie di fuga non ne vedo. Voi ne vedete? E questo è il punto. Ora devo provocare e poi scappare insieme a lei. Lì c'è una valvola, ma non so se funziona. Perché io la provoco. Vediamo. Non si arrabbia. Si arrabbia. Sto cazzo che non si arrabbia, mannaggia a me. Suina. No, mi aveva quasi preso. Seguiamola. Così al volo. Seguiamola lì. Non lo so, ragazzi. Ma devo correre tipo Geronimo. Eh sì, corriamo Geronimo. Corriamola Geronimo. Mi ha preso. Oh, è rimasta incastrata. Non c'è qualcosa. Guardiamo così al volo se c'è qualcosa. Un punto dove andare. Ah, ha smesso di seguirmi. È tornata al suo posto. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Questa... Dai! Stronza! Stronza. Ce n'era un'altra. Allora scusami, che cazzo devo fare? Non ci sono valvole, non c'è niente. Però è palese che debba andare di qua. Perché mi ha fatto checkpoint. Quindi, scusami. Scusami, eh. Oddio, andiamo. Ok. No, mi ha preso lo stesso, ma che cazzo? Che devo fare allora, scusami? Devo scappare con queste che mi inseguono? Ma sono più veloci di me? Tipo i cani? I cani sono più veloci di me, su questo non si discute. Ma queste, che cosa devo fare? Non so, mi sembra logico di dover andare di là. È solo che c'era un'altra falena subito dopo. Questa era un po' suina da parte loro. Una giocata leggermente suina. Via ragazzo. Corri, corri, corri. Non guardare, non guardare. Corri e basta. Oh, forse ho capito. Questo era un safe point. Ok, 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 ok. Ha funzionato. Dipende se mi carica adesso. Ok, ho capito. Era giusto così. Apriamola per sicurezza. Sa mai. Oh, ecco l'uscita. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oh, che grande genio che sono. Oh mio Dio, però... Sto di nuovo lì. Prima sono andato alla stazione e l'abbiamo fatta. Quindi adesso devo andare verso Fan. Escape, escape level 5. Achievement sbloccato. Porca miseria, sono finito di nuovo qui, ragazzi. Comunque, salutiamoci qui per ora. Quindi, grazie per avermi guardato fin qui. Mi auguro di vedere nella prossima puntata di Escape the Backrooms. Nuova serata in horror. Per ora, vi auguro una bellissima serata. Ci vediamo nel prossimo video. Bella, bella, ragazzi.